come si è sopravvissuti a Fitzcarraldo di Herzog? Sono l'unica che sono sopravvissuta, perché tutti sono finiti nelle case di cura. Per me è stato il film più incredibile in Amazzonia, e ovviamente è stato un film incredibile perché oltretutto con tutti gli incas, tutte... e allora io devo stare sul set anche quando non giravo, perché siccome ero vestita di bianco mi prendevano per una dea. Ah, lo era e lo è tuttora, poi, tra l'altro. No, è stato per e Kinski aveva qualche capriccio, tra l'altro, sul set, se non sbaglio. Beh, all'inizio sì, e io un giorno stavamo girando, lui ha preso uno specchio per vedere se la sua luce era migliore della mia. Io sono andata sul tetto e il regista è venuto da me, ma deve vedere che adesso si calma. Infatti poi si è calmato. Comunque è stata un'esperienza che ha segnato un per po'. Per me è meravigliosa. Anche perché lì in Amazzonia, quando camminavi, tutte le scimmie ti saltavano addosso. Poi non c'era niente da mangiare. Insetti, hai capito? Adesso vanno di moda, a quel tempo bisogna mangiarli per forza. Adesso c'è la moda di mangiare gli insetti. Ma io non li mangiavo. Poi a un certo momento abbiamo visto ristorante italiano. Ci siamo a Manaus. Ci siamo tutti precipitati, invece non era un ristorante italiano.